Un caro saluto a tutti. Sono Roberto Menabò. Benvenuti al ciclo Incontri con l'autore, organizzato dalla Biblioteca Lazzarini di Prato. Nell'attesa che questa emergenza finisca presto e si possa di nuovo frequentare la biblioteca e partecipare alle attività che avrà in programma, colgo l'occasione per presentarvi il mio libro, Medama 78 giri. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, questo Medama 78 giri. Il libro racconta di 20 signore di colore che all'inizio del Novecento incisero dei vibranti blues in rugosi e scoppiettanti 78 giri riservati alle persone di colore, per questo chiamati Race Record. Venti storie che raccontano la loro vita tormentata, trasgressiva, ma anche inebriata di profumi vivaci e di grandi passioni. Alcune di loro divennero delle vere dive, riverite e osannate. Altre scomparvero nel nulla quasi subito. Ma comunque le loro vite sono lo specchio della cultura e della vita delle persone di colore in quel periodo, sia nelle grandi città del nord come nelle campagne del sud. Attraverso la lettura di queste biografie, in cui la fantasia del racconto si amalgama con la precisione filologica, si scopre un mondo perduto e lontano. Il minstrel show, il vaudeville show, locali che puzzavano di whisky di contrabbando, ma anche sagre paesane e lo zucchero filato per i bambini. E anche e soprattutto una particolarità: immigrati italiani di Taco Hill, un quartiere di St. Louis, che offrivano grappini, di contrabbando ovviamente, ai cantanti di blues. Una realtà, quella di questi cantanti, Bessie Smith, Mamie Smith, Ma Rainey, Victoria Spivey, Laura Dukes, Matty Delany e tanti altri, una realtà, dicevo, lontana, ormai appassita un po' nel nulla, ma che sa essere ancora appassionante e viva. Sperando di incontrarci in tempi migliori e di persona, vi ringrazio di avermi ascoltato.